Lo squat è un esercizio molto particolare, estremamente tecnico, che va fatto nel migliore dei modi per evitare di incappare in infortuni. Quindi bisogna sapere perfettamente quali sono le cose da non fare, quali sono le cose da fare, come eseguire lo squat per allenare il quadricipite, ma sappiamo bene che lo squat è un esercizio molto utilizzato anche per colpire in maniera determinante il gluteo. Attenzione, in questo video parleremo di una cosa che non devi assolutamente fare, che molto spesso invece vedo fare e molti tecnici consigliano di fare, è una cosa che mi fa specie. Perché la biomeccanica dice tutt'altro, dice che non bisogna alterare le curve fisiologiche del rachide per evitare che questo possa essere messo in una posizione di debolezza e quindi non supportare, non riuscire a supportare tutto il carico posto sul trapezio, ma questo lo vediamo tra poco. In questo video, come dicevo, oltre a dirvi questo, vi farò vedere anche una sequenza super efficace per allenare il gluteo, ma comunque la gamba, e farti bruciare tantissime calorie in brevissimo tempo. Ciao ragazzi, sono Gio Petrano, benvenuti sul mio canale YouTube Soluzione Gio Fitness. Se ancora non l'avete fatto, iniziate a seguirmi. Mi raccomando ragazzi, attivate la campanella così verrete avvisati di tutti i prossimi video. Poi se volete vi riguardate, altrimenti andate oltre. Non dimenticate il like. Ora vi faccio vedere come eseguire lo squat e come non va fatto. Vi ho detto che i talloni devono rimanere piantati per terra, che le ginocchia sul piano frontale non devono subire delle oscillazioni, che puoi andare leggermente oltre, anche se molti mi diranno di no, però con le ginocchia oltre la punta del piede, ma leggermente, non tantissimo, perché magari se vi trovate meglio in quel modo lo potete fare. Di concentrare molto l'attenzione ovviamente sulla parte bassa, attenzione lavora anche il lombare e dopo vi dirò se usare o meno la cintura e a cosa serve. In questo caso vi dico, il bilanciere innanzitutto non si mette diciamo sul collo, ma sul trapezio, quindi non va appoggiato sul collo perché vi fate malissimo, ma va appoggiato sul trapezio. La cosa per cui ho voluto fare questo video è voglio evitare che molti di voi facciano questo tipo di movimento che vi farò vedere tra poco. Ricordatevi che il rachide, cioè la vostra colonna vertebrale, è molto forte fino a quando le curve naturali, fisiologiche, non vengono alterate. E fino a quando quindi le vertebre rimangono a una equidistanza tra di loro in tutti i loro punti. Nel momento in cui andiamo ad appiattire alcune curve, naturalmente queste vertebre vanno ad alterare l'equidistanza tra di loro e quindi comincia a diventare più debole, quindi il rischio di infortunio è davvero davvero molto vicino. Tenendo conto di quello che vi ho detto, ora vi faccio vedere come eseguire lo squat correttamente, qual è il gesto tecnico che non dovete fare. Allora, innanzitutto il bilanciere lo posizionate sul trapezio, guardate avanti, vi posizionate con un setup giusto e poi andate giù. Se andate oltre il parallelo senza alterare la curva lombare, va bene per il gluteo. Salgo su, vado su, contraggo il gluteo, tengo il gluteo contratto e scendo. Sempre concentrato. L'errore che non bisogna fare è questo, che io vedo molto fare, distendo le gambe per contrarre il gluteo, faccio questo. Vado in avanti col bacino, poi mi riposiziono, vado giù, salgo, posiziono il bacino. Questo movimento, ecco, il movimento del bacino non va fatto. Ecco, come avete appena visto, anche se ho visto che l'inquadratura non è eccellente, ora ve lo farò rivedere, quando eseguite lo squat è determinante concentrarvi sulla contrazione del gluteo. Quindi io vado totalmente, ecco vi faccio vedere, in questo modo, schiena piatta, ok, la curva rimane quella, scendo, vado oltre il parallelo, se mi rendo conto che andando più giù faccio questo movimento e non vado, rimango in questo modo con i piedi per terra. Quando salgo, ecco vedete, rimango in questo modo con la gamba non totalmente distesa, ma leggermente un po' piegata e faccio la contrazione del gluteo. Ma non è questo movimento, qui non è un'anteroversione del bacino, ma è soltanto la contrazione del gluteo. Se faccio un'anteroversione del bacino, le curve vengono ad alterarsi, le vertebre subiranno un piccolo spostamento che potrebbe sembrare ininfluente alla fine del tutto, ma in realtà fatto ripetutamente può dare grossi problemi sul tratto lombare. Quindi è necessario andare giù, piedi per terra, salgo e nel momento in cui sono già in questa posizione,
stringo il gluteo, stringo il gluteo e quindi faccio. È chiaro che il quadricipite lavora sempre, però sposto l'attenzione, il focus sul gluteo. Sentirete, provate a farlo. Fate 10 ripetizioni con un carico anche blando. Fatelo senza concentrarvi sul gluteo, 10 ripetizioni, 2 minuti di recupero, poi lo rifate, però questa volta concentratevi solo sul gluteo. Quindi stringete il gluteo già quando siete a metà, stringete qui, 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 sali, 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 stringi, tieni e scendi. Sali, sali, stringi, 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 stringi. Vedrete che alla fine del decimo avrete già dolore e il movimento è, sembra simile ma è diverso. Se non ho un buon controllo posso andare troppo avanti con le ginocchia, posso alzare i talloni dal pavimento, posso alterare la curva della schiena, invece no. Questo l'abbiamo già detto un milione di volte, piedi piantati per terra, schiena sempre compatta, vado giù, scendo oltre il parallelo, se non ci riesco arrivo al parallelo e faccio sempre lo stesso discorso. Scendere oltre al parallelo significa che il gluteo viene attivato maggiormente, ma se vado ad alterare la curva, ovviamente preferisco non infortunarmi, sentire meno il discorso del gluteo, ma lo attivo volontariamente con la percezione. Quanto riguarda la cintura, metterla o non metterla, io spesso ho detto, per far sì che tutti i muscoli stabilizzatori siano allenati allo stesso modo che tutti gli altri, la cintura non va messa. Ovviamente se avete già un problema di parte lombare, è chiaro che la cintura vi aiuta, però con bassi carichi, se non avete dolore, potete non utilizzarla. Quando siete al limite, aiutatevi con la cintura. Quindi cosa succede? Che nelle prime fasi i muscoli stabilizzatori saranno comunque attivati, saranno comunque allenati. Nella fase dove siete al limite, quindi fate quelle poche ripetizioni con un carico un po' più alto, ora magari mi rivolgo soprattutto agli uomini piuttosto che alle donne che solitamente utilizzano sempre un carico medio su tutte le ripetizioni, ecco, in quel caso là, l'ultima serie, utilizzate la cinta, perché vi aiuta a concentrarvi solo sulla spinta e poi non sarà con l'ultima serie che allena i muscoli stabilizzatori. Adesso vi faccio vedere la sequenza di allenamento da fare in 20 minuti ed è davvero molto efficace per il gluteo, guardate. Allora ragazzi, il primo esercizio della sequenza è ovviamente, come abbiamo visto, è lo squat. Faccio 10 ripetizioni con un carico medio-basso, sempre attenzione al gluteo. Ragazzi, lasciate like se questo video vi piace, così vi porto altri contenuti, non dimenticate. Mi posiziono, giù, uno, due, contrazione, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9, l'ultima tengo, 1, 2, 3, 4, 5, lascio, recupero 10 secondi e ne faccio altre 5, sempre di squat, 1, 2, 3, 4, ragazzi mi raccomando, quando siete nella massima contrazione dovete tenere la contrazione, altrimenti non ha senso, riprendo, ne faccio altre 5, uno, due, tre, quattro, cinque. Secondo esercizio della serie è lo stacco. Potete fare stacchi numeri o stacchi GT. In questo caso io faccio gli stacchi GT. Facciamo 10 ripetizioni, 10 secondi di recupero e 5 ripetizioni. GT con gambe tese, 1, 2, contrazione, 3, 4, 5, 6, contrazione, 7, 8, 9, 10, tengo, contrazione del gluteo e scendo. Conto fino a 10, lo rifaccio da questa parte, il carico ovviamente lo decidete voi. Ed è soprattutto determinante avvertire la sensazione al gluteo di lavoro. 1, 2, 3, 4, 5. Se avete una buona elasticità muscolare, allora potete andare ancora un po' più giù, quindi andare oltre le vostre ginocchia. Ovviamente i femorali e il gluteo saranno allungati maggiormente e otterrete un risultato ancora migliore.
Normalmente quando si decide di fare tapis roulant è questa la cosa che si fa, si sale, si regola la velocità e parti, ipotizziamo una velocità di 7.0, 7.5. Allora tu vai, corri, però hai perso 10 secondi del tuo allenamento perché dovevi salire e regolare la velocità. Ecco, allora in questo caso cosa facciamo? Bisognerebbe fare gli esercizi, ma è poco ortodosso, ma bisognerebbe farlo, lasciare il tapis roulant acceso 7.5 in modo che poi sali direttamente a quella velocità e fai questo, metti le gambe alle estremità laterali e poi sali. È un po' difficile, può sembrare le prime volte, però soprattutto se sei poco esperto, però diciamo hai la certezza di lavorare già ad alti regimi. Ora è chiaro che nelle palestre non me lo faranno mai fare. Allora, considerando che voi dovete fare 2 minuti in questo modo, cioè 7 e mezzo lo fate per 30 secondi, poi a 6 e mezzo aumentate del 5% la pendenza, quindi fate pendenza 5%, velocità 6 e mezzo. L'altro minuto togliete tutta la pendenza e andate 8 e mezzo fino a 15 secondi dalla fine. Gli ultimi 15 secondi riducete e arrivate a 7 e mezzo. Ora che cosa accade? Che molte volte in palestra non vi permettono di mantenere il tapis roulant acceso, soprattutto perché è pericoloso per altri che magari non lo vedono e possono cadere, possono farsi male, no? Invece di andare a 7.5 partite subito a 10, quindi andate a 10, velocità più sostenuta per i primi 15 secondi, quindi cerchiamo di compensare la riduzione del battito. Alla fine dei 15 secondi riduco e vado 7.5, ancora 30 secondi a 6.5 con 5 in pendenza e faccio tutto lo stesso. Ancora tapis roulant, tutto questo per 20-25 minuti. Vi assicuro che è davvero molto molto pesante. Se avete un cardio frequenzino sarebbe eccellente, perché dovete lavorare sempre nel range dei 60-75% del massimale. Se non ce l'avete, cercate di non avere troppo fiatone, quindi gestitevi in base al vostro sovraffiato. Nel momento in cui vedete che state proprio in apnea, dovete capire che state facendo una corsa come recupero attivo, non tanto per migliorare la fase di resistenza. Quindi recupero attivo significa mantenere il battito cardiaco sempre accelerato e non rischiare di azzerarlo quasi, ovviamente ridurlo, prima di rifare un'altra volta lo squat. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto, che vi serva come spunto per i prossimi allenamenti. Gio Metrano vi dice che per adesso è tutto e vi auguro un buon workout, ma soprattutto ci vediamo al prossimo video qui su questo canale, Soluzione Gio Fitness. Condividi il video con gli amici, le amiche, nel momento in cui hai dei dubbi è Soluzione Gio Fitness Channel che devi cercare qui su YouTube.